oggi è martedì 17 giugno del 2014, siamo qui nell'Hotel Paradiso pronti per celebrare il matrimonio di Umberto Nettuno e Deborah Morra, carissimi ragazzi e amici nostri. E volevo raccontarvi un pochettino l'esperienza anche di questa mattina, perché è veramente bella. Per arrivare qui abbiamo dovuto superare tutta la città di Napoli e proprio quando sono entrato in tangenziale ho visto un traffico tremendo. E quando vedi il traffico, quando non riesci a muoverti con la macchina a fare velocemente, in un modo o in un altro ti innervosisci e cominci a guardare tutti i difetti di come la gente cammina, come la gente guida, delle infrastrutture che non funzionano nella città. Ma poi andando avanti mi sono imbattuto in questa strada, in questa stradina piccolissima che mi ha portato in questo luogo che è veramente incantevole. Fra poco vi farò vedere il panorama. E avevo in mente quel versetto di Genesi, capitolo 13, versetti 14 e 15, dove Dio parla ad Abramo e lo invita a salire su un monte alto e gli dice: ora alza i tuoi occhi e guarda dal luogo dove tu sei, a nord, a sud, a est, a ovest, tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te. Quello che volevo condividere è che quando tu stai sotto hai una prospettiva totalmente diversa da quando stai sopra. E vedendo la città da sopra hai tutta un'altra visuale, tutta un'altra prospettiva naturalmente, ma riesci ad amare ciò che non era amabile. 5 minuti fa, mezz'ora fa, guardi la città dall'alto e te ne innamori. E io voglio che voi godiate questo panorama incredibile. Dall'Hotel Paradiso del paese di lettere, guardate che spettacolo. È strepitoso il panorama che c'è qua, ed è vero, quando noi vediamo le cose da una prospettiva totalmente diversa, nel nostro cuore cambia assolutamente ciò che fino a poco fa avevamo in un modo o in un altro criticato o trattato male. Quando tu vedi le cose dall'alto e quindi dalla prospettiva di Dio, tutto cambia. Voglio incoraggiarvi a vedere le cose da un'altra prospettiva, a vedere le cose come Dio le vede. Guardate qua. È totalmente diverso da una tangenziale piena, 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 piena di macchine, gente che guida male e che dove le infrastrutture in realtà non sono straordinarie. Ma quando hai la prospettiva giusta, riesci veramente a godere di ogni cosa e riesci ad amare come mai prima. Viva Napoli! È una città stupenda, unica al mondo. Napoletani, siete benedetti da un lato, da un altro lato chiaramente c'è una grande sofferenza, ma quando noi vediamo la nostra città con gli occhi di Dio e con la prospettiva giusta, tutto cambia. Dall'Hotel Paradiso un bacio e una benedizione. Ciao a tutti.